a heartbeat. Ragazze, buongiorno, bentornati nel mio canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, un bacione grossissimo dalla vostra Vincenza. Allora ragazzi, niente, pulizie, devo fare le pulizie perché praticamente qua era il ponte di Ogni Santi e c'era mio figlio, c'erano i miei nipotini e avevano fatto davvero un disastro. Niente, ho dovuto lavare per terra perché praticamente avevamo solo per terra sporco, perché la sera si sparecchia la tavola, si fa i piatti, però poi io ero troppo stanca per pulire il pavimento. Così l'indomani mattina mi sono alzata di buon'ora e subito ho passato l'aspirapolvere e ho lavato per terra. Ragazzi, allora passo l'aspirapolvere sia nella sala da pranzo sia nella cucina. Non vado a fare il salotto e le altre camere perché già l'avevo fatte, perché la mattina appena mi alzo e mi faccio subito il letto. Poi magari c'erano i ragazzi che ancora dormivano perché praticamente non c'è scuola e praticamente non sono riuscita a fare la stanzetta, però ho pulito sia la cucina, ho pulito sia la sala da pranzo e anche il bagno. Ragazze, dopo che passo l'aspirapolvere dappertutto, le stanze più sporche sono sala da pranzo e cucinino e cucina, vado a riempire un bel secchio d'acqua tiepida, quando non mi brucio le mani. E Ajax, inconfondibile ragazzi, è immancabile nel mio lavaggio del pavimento, perché la adoro, perché mi lascia una casa pulita, è un profumo fresco e mi dà aria di sicurezza. E poi mi armo di spazzetta, vado a prendere un panno nuovo, questo qua è il panno che ho comprato allo Smart Magazzini, e gli vado a fare un buco con le forbici, perché praticamente era nuovo, quelli nuovi con senza buco lo faccio io. Comunque vado a fare una bella passata con acqua abbondante, è bella tiepida, bella, cioè il pavimento si deve proprio lavare, non si deve proprio accarezzare, ma si deve proprio stricare, come noi diciamo in Sicilia. E strica e cambio l'acqua e vado a passare poi una bella passata con la pezza bella strizzata, ragazzi, ma che soddisfazione, veramente il pavimento lavato in questo modo è la cosa più bella che c'è. Comunque vado a essere bella, come si dice, para fitta e vado a finire di lavare il mio pavimento.
Allora ragazzi, io comincio sempre dalla sala da pranzo per poi andare a finire nella cucina e poi mi vado a dirigere sempre in veranda, perché le stanze, come vi ho detto poco fa, sono le più sporche, quelle che si usano di più sono queste: e il cuscinino, e la cucina e la sala da pranzo. E vado a pulire, io ho il vizio di pulire tutti gli angoli, vado a spostare tutto, anche se alcune cose nel video non si vedono che sposto, ma sposto tutto e a volte alzo tutto, ma però questa oggi era festa, a momenti veniva mio figlio con mio nipotino e poi non potevo fare niente, perché due bambini che si può dire si hanno la stessa età, perché si levano meno di un mese, e con tutti e due con gli stessi capricci, con gli stessi giochi, e praticamente poi mi veniva difficile a passare il pavimento, perciò prima che loro arrivano io vado a pulire per bene 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 tutte le stanze e li vado a disinfettare, così loro, anche se giocano per terra e sono sicura che non prendono dei germi. Cambio spesso l'acqua, sempre tiepida, sempre il mio Ajax, e quando vado a passare la prima volta ne metto un pochino in più, quando poi lo vado a risciacquare ne metto di meno, ma devo risciacquare sempre con il mio detersivo, perché è come se io tolgo il profumo, e perciò poi quando io vado a risciacquare ne metto un goccino, tanto per profumare, o a volte lo metto nel panno, però nel panno questa volta ho messo il profumatore della Bella Lavanderia. E ragazzi, ho provato questo qua, questa fragranza che si chiama Seta, bellissimo, ma che fragranza ragazzi, ma proprio ne sono felice che l'ho trovata, ho trovato qua un negozietto qua nel mio paese che li vende e mi fa pure uno sconticino, non mi ricordo quanto l'ho pagata perché l'ho comprata pure per Simona, mi ha regalato le perle, ma che odore ragazzi, sono veramente favolose, io ve lo consiglio, li potete acquistare anche su Amazon, li vendono anche, infatti io ne me ne deve arrivare uno che è la fragranza che si chiama Lollipop e aspetto con anzi questa fragranza. Comunque poi mi vado a dirigere nel cuscinino ragazzi, così completo il lavaggio del pavimento. Dopo che ho dato l'ultima passata,
e mi tolgo le scarpe e vado a buttare l'acqua nel water e metto un tappeto pulito, perché io si può dire che i tappeti li cambio tutti i giorni perché si sporcano, specialmente quello della cucina, cucinando, e si sporca sempre, e poi lo vado a profumare con questo profumatore, ragazzi, veramente. Niente, vado a abbassare velocemente le sedie e poi mi vado a caricare la lavastoviglie. E così, e questi erano i piatti della sera, ragazzi, che mi sono dimenticata di, perché io, avendo il vizio di lavarli a mano, poi quando li metto nella lavastoviglie, poi io ho detto oddio, i piatti, aspettate che li lavo, cioè li lava Carmelina, sarebbe la mia lavastoviglie. E niente, ragazzi, poi dopo di tutto questo cos'è qua, mi vado a dirigere nel corridoio e vado a passare l'aspirapolvere. Non vado a passare lo straccio perché non era sporco, era solo impolverato, e vado a passare il corridoio. Non vado a fare le pulizie in grande perché poi in questi giorni faremo il video di pulizie di tutta la casa. Vi voglio fare anche un home tour aggiornato della mia casa, che in questa casa veramente non l'ho fatto mai, però bene o male voi la conoscete, però ve la voglio presentare in tutto il suo splendore. No, scherzo, perché casa mia per me è uno splendore per me, magari per gli altri non lo so. Comunque poi mi vado a dirigere nel bagno, vado a scrollare il tappetino che c'è vicino al water e passo l'aspirapolvere anche in questa stanza. Dopo di ciò mi armo di che cosa? Sicuramente non può mancare la candeggina nel mio bagno e il cif in crema, che è davvero strepitoso. Poi fatto con forma di sgrassatore, davvero. Vado a togliere tutte le cianfusaglie che ho nel lavandino e vado a pulire bene bene il mio lavabo. Cif e candeggina, una combo pazzesca, perché nel mentre che pulisco disinfetto anche, perché la candeggina a senso mio disinfetta, molti dicono di no, però sbianca, e per me l'odore di candeggina è come di igiene, non lo so, almeno per me è così. Poi magari pure che mi sbaglio, e se qualcuno sa dirmi un prodotto che disinfetta al massimo, me lo consiglia pure a me. Ok. Ragazzi, se notate quella composizione di fiori che ho messo sopra il specchio, sopra lo specchio, l'ho fatta io con la colla a caldo. Sto amando, sto creando delle cosine che poi vi farò vedere, magari faremo una live dove vi faccio vedere le mie creazioni. E niente, ragazzi, voi sapete tanto che a me piace l'home decoro e mi piace decorare la casa, e poi a volte mi dicono hai troppe cose, ma io sono così. Forse perché, come vi ho raccontato una volta in un video, io prima desideravo una casa e con qualche soprammobile non avevo niente, e ho dovuto crearmi una lampada con un giornale. Ora che tipo sto bene e amo decorare la mia casa. E niente, ragazzi, vado a pulire anche il mobiletto del bagno. Questo qua l'ho preso su Amazon, ma è veramente, veramente un amore. Mi ha decorato il bagno come io desideravo tanto, e veramente ne sono felice della mia casa, ragazzi. Forse per me
Per voi mi potete dire, ma hai poco, ma per me quel poco vale tanto. E apprezzate ogni cosa della vostra casa, anche una tazza rotta. Una tazza rotta fa il suo decoro, perché magari a volte, io per esempio, una volta avevo una tazzina che era di mia nonna, mia mamma mi ha detto questa tazzina era di tua nonna, io l'amavo quella tazzina, poi si è rotta e l'ho conservata rotta stessa, perché ogni cosa ha un ricordo. E niente ragazzi, oggi forse sarà l'influenza, non lo so, sono diventata nostalgica. Comunque vado a disinfettare, vado a pulire, ragazzi il bagno viene pulito 3 volte al giorno, perché ogni volta che vengo in bagno non lo so che cosa mi prende e devo sistemare sempre il bagno, perciò mi potete dire, ma con un panno pulisci tutte le mattonelle sopra? Ma le mattonelle sono pulitissime. Poi nel bagno ci veniamo solo noi, non vengono estranei, non ho elefanti in casa e perciò lo posso pulire come voglio. E niente ragazzi, vado a finire di pulire il bagno, così aspettando il mio nipotino che sta arrivando, la mia gioia, la mia seconda gioia. E veramente sono tutte e due un'unica gioia, un unico cuore, perché la sensazione che provo per Hilary provo anche per Brian, sono i miei nipotini e sono la mia vita, ragazzi. Ragazzi, se voi notate, io nel bagno mi ci appassiono. Io è la stanza dove io per pulirla ci sto un giorno. E ogni volta che io devo, infatti la pulisco sempre all'ultimo, dopo che ho finito tutto, mi vado a dirigere sempre nel bagno, non faccio letto, poi me ne vado nella, prima faccio tutta la casa e poi vado nel bagno, perché nel bagno io mi ci devo appassionare, mi ci devo perdere il mio tempo, lo devo proprio pulire a fondo. Anzi stamattina, velocemente, perché aspettavo i miei nipotini e mi dovevo sbrigare, perché con loro poi non potevo fare niente, specialmente pulire il bagno, perché è la stanza dove loro vanno a giocare sempre. Comunque poi dopo di ciò vado a passare anche lo straccio nel bagno. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Brian. Io sono mia mamma. E chi sei nipote tu? Della nonna? Sì, credo. Ragazzi, vi presento il mio nipotino Brian. Brian. Che ha 2 anni. 2 anni. A momenti compie 3 anni. 3 anni. Ed è venuto a trovare la nonna. La nonna. E tu mi vuoi bene, amore mio? Sì. Hai visto, amore? Anche io ti voglio bene tanto. Amore! Che stai facendo? Stai giocando col frigo di nonna? Ha messo tutte le caramelline? Sì. Ciao, ciao, a dopo! Ciao, a dopo! Ciao, ragazzi, a ciao, dopo! A dopo! Mandagli un bacio. Ciao ciao. Dillo ciao ciao. La pipì. Ah, devi fare la pipì? Andiamo a fare la pipì. Ragazzi, colgo l'occasione per salutarvi. Spero che il mio video vi è piaciuto, vi ha fatto da motivazione, ispirazione e vi ha caricato di energia positiva per affrontare una giornata casalinga che so che non è facile. E vi raccomando, like, commentino e se qualcuno lo vuole fare con tanto piacere, io lo accolgo nel mio canale, nel canale di tutti, perché qua siamo una famiglia, l'iscrizione e l'attivazione della campanella per non perdere i prossimi video. Un bacione grossissimo ragazzi, ricordate che vi voglio bene e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!